Mister Massimo Paci, al termine di Juventus Next Gen Pro Vercelli 1-0, mister, una sfida complicata in cui la Pro Vercelli non è riuscita a esprimere il gioco come nelle ultime partite. Come commenta la sfida di oggi? È stata una partita equilibrata, secondo me, in cui il primo tempo abbiamo la partita, lo stesso palla che abbiamo avuto noi, abbiamo subito un tiro in porta, il gol, ma sostanzialmente è stata una partita equilibrata, un primo tempo, ripeto, equilibrato, anche il secondo tempo in cui poi loro hanno fatto delle azioni su ripartenza, perché noi in svantaggio eravamo un po' più offensivi in mezzo al campo. Poi abbiamo avuto nel finale delle buone occasioni noi per pareggiare, non ci siamo riusciti, e quindi ripeto, una partita equilibrata in cui se avessimo pareggiato non avremmo rubato niente, la partita è andata così. Adesso una settimana di lavoro per migliorare quello che non ha funzionato oggi e affrontare la sfida contro la Pergolettese. Sì, dobbiamo ripartire, perché oggi è stata una partita in cui secondo me potevamo fare qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista dell'impeto. Loro abbiamo trovato una squadra completamente chiusa nella propria metà campo, non è facile, però potevamo fare qualcosa in più. Quindi va fatto un mea culpa, nel senso che non abbiamo subito la squadra avversaria, abbiamo subito poco, però dal nostro punto di vista potevamo fare qualcosa in più, soprattutto in fase offensiva, se siamo mancati lì. E quindi c'è del lavoro da fare, lo sapevamo, in questo momento non bisogna perdere equilibrio, nel senso che sappiamo il nostro percorso, sappiamo dove dobbiamo arrivare, sono incidenti di percorso che capitano, bisogna rimanere equilibrati, anche perché, ripeto, sappiamo dove dobbiamo arrivare, non è facile, sappiamo che c'è tanto lavoro da fare per una squadra come la nostra, e niente, ci mettiamo sotto e lavoriamo come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Dispiace molto oggi perché quando puoi fare qualcosa in più c'è del rammarico, quando non ci credi in ogni azione, in ogni situazione, quando non esci con avendo dato tutto quello che potevi dare, rimane un po' di rammarico, però è anche difficile pensare che ogni partita la squadra possa esprimersi su quei livelli e possa generare un gioco così come abbiamo fatto vedere fino alla partita scorsa, e quindi bisogna avere equilibrio e andare avanti con la giusta rabbia.